Ed eccoci nuovamente a teatro con Gigi Miseferi. Ma diamoci del tour. Diamoci del tour, dai, dai, questa sera ci diamo proprio del tour. Assolutamente. Perché questo è il titolo dello spettacolo di questa sera. Diciamo, questa è un'anteprima, no? Sì. Questa combinata Gigi Miseferi e Tiziana Rivale, ne vuoi parlare? Sì, decisamente. Grazie a voi intanto per lo spazio che mi state concedendo. Sì, è un'idea, devo dire, di Stefano Baldrini, che grande, preso, Stefano, grande mio fraterno amico, nonché agente da tanti anni, produttore, che ha pensato di presentarci. Non ci conoscevamo personalmente, ci siamo annusati, ci siamo piaciuti, è nata questa idea. Apparentemente due personaggi, due artisti diametralmente opposti, ma in realtà poi c'è questo comune denominatore che è la musica, perché sì, Tiziana è una cantante affermatissima, e nel 1983 ha stravinto un Sanremo che era pieno di colossi, e così è stato tutto molto, come dire, sorprendente, piacevolmente, e ha vinto con Sarà quel che sarà. Io invece da qualche anno ho messo su una band che ho chiamato band... Ecco, questo non lo sapevo, per esempio, io. Ecco, sono diversi anni che lavoro, dal 2012 ho una band, si chiama Band Larga, per ovvi motivi circonferenza mia, ovviamente un po' per scimmiottare anche quello che è il mondo tecnologico che ci circonda. Sì, una band larga con la quale ho iniziato a fare swing, eccetera, poi abbiamo un po' allargato il repertorio, anche se quella è la mia matrice. E sarà la stessa band larga a accompagnare prima me e poi Tiziana in questa meravigliosa cavalcata che parte dal 1920 fino ai nostri giorni. Arrivato il 1970 consegno il testimone a Tiziana. La quale ci condurrà fino ai nostri giorni con tanti pezzi, successi italiani e internazionali, ma con degli interventi anche miei di cabaret, perché già nel mio spazio, in quella prima ora e passa, ci saranno i miei interventi di cabaret, ma anche durante l'esibizione di Tiziana ci saranno le incursioni dove parleremo di Sanremo, ovviamente in chiave ironica, quindi ci sarà tanto divertimento e tanta musica da ascoltare e, perché no, da ballare. Ma canterete anche insieme? Sì, sì, certo, assolutamente. Farete, sì, con una sorpresa finale, sì, decisamente, quindi ci trasformeremo in una sorta di Blues Brothers. Ah. E quindi ci sarà questa sorpresa finale. Allora, noi ci siamo incontrati poco tempo fa, diciamo, al Teatro Bagaglino. Sì. E quella sera c'era Pippo Franco, c'eri tu. Mi ha fatto Brancalone e la sua armata. Bravo, sì. E c'era... C'era Giacomo Battaglia. Sì. Ci ha lasciato da poco tempo. Sì. Vuoi dire qualcosa su di lui, un ricordo su di lui? Beh, i ricordi... Ce n'hai tanti, perché sì, hai fatto una vita con ho lui. Ho 33 anni di ricordi, quindi insomma uno in particolare non c'è, sono 33 anni di ricordi. Se ne tirassi fuori uno farei torto agli altri, perché sono uno più bello dell'altro. 33 anni di binomio artistico, di sodalizio, di successi, grazie a Dio, ma di tanta tanta amicizia, tanta umanità, quindi questa è la cosa più bella che voglio portarmi dentro, e come ho promesso sempre lo ricorderò con il sorriso sulle labbra. Ok, grazie. Grazie a voi. In questo caso si dice merda, oppure vogliamo dire in bocca al lupo? No, vabbè, entrambi, poi vive il lupo, ma va tutto bene, non si butta niente. Ciao a tutti, ritornando a prima, quella sera non ti ho potuto intervistare, io sono il Prode Fernando in arte. Sì. Prode Fernando tutto attaccato, l'intervistatore. Bellissimo. Tutto attaccato. Non ti ho potuto intervistare perché quella sera non avevo per nulla la voce, infatti ho fatto un'intervista a Pippo Franco, se la vai a vedere sul mio canale. Con i sottopancia praticamente. No, proprio... ma non avevo proprio... E quindi ci siamo ripartiti. Ho evitato, diciamo, di intervistarti. E l'ho fatto stasera. Ne sono molto felice. Grazie a te per questo spazio. Grazie al Prode Fernando, che meraviglia. Salutiamo tutti i telespettatori dal Prode Fernando e da Gigi Miseferi. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Diamoci del tour. Buonasera.